il fantino di Forni ha pregato di salire sul palco. Sì, si corre finalmente. Quando si vince si corre. Si può, eh? Luca, che quantissima. E non è che questa non sia la gara. Pensa anche se tanto qui. Come tornato. Luca, quanti anni hai? 34. Non avete mai visto così emozionato. Ve lo ricordate che l'ultimo palio il rappresentante del comune di Fondi mi ha vinto nel 1998. Era Artista Pirinti che rappresentava i colori del comune di Fondi. Ancora complimenti a Luca Masuri. Diamo la parola al sindaco di Fondi. Grazie a tutti voi perché lo spettacolo come sempre è stato appassionante, per noi fondesi oggi è stato anche gratificante. Il ringraziamento lo faccio per tutti alla società ittica fondesi che quest'anno con difficoltà sempre maggiori, perché chiedi insomma, sono quelli che sono riusciti a realizzare il palo, tra l'altro anche fortunati. A Luca volete dire che gliel'avevo detto, vedete che i 13 più 12 una volta non contano, quasi si è assolutamente testato per perseguire il futuro. Grazie Luca e grazie a tutti. Quanti ne ha perso che ne vinca, ha cominciato la sua campagna. Che cosa significa per voi vincere il palio? Ma forse è la più bella soddisfazione da quando sono presidente della società ippica, ma la più grande soddisfazione per la società ippica è per Fondi. Forse è il palio più inaspettato, più bello anche per quello, perché prima Luca Ballui che si fa male, Luca Masuri che non informa, sembrava che non dovesse neanche correre, invece corre, vince bene, bellissimo. Ecco, una vittoria ovviamente anche dal punto di vista organizzativo, no? Grande risposta di pubblico. Abbiamo visto insomma nei momenti finali che c'è stata un'ovazione, un boato quando Luca ha tagliato il traguardo. Sì, il pubblico non ci ha mai abbandonato, anzi se il palio di Fondi ha raggiunto questi livelli è perché proprio il pubblico c'è sempre vicino. Quest'anno molte difficoltà nell'organizzazione, però superate con entusiasmo, con forza e con l'amicizia di molte, con la buona volontà di tutti. È una grande vittoria anche per quello, è una vittoria davvero doppia. Grazie a tutti davvero. Per chiudere, momento di ringraziamenti che sono rivolti a chi? Ah, i ringraziamenti sono a tutti coloro che credono nel palio di Fondi e che si spendono volontariamente per la riuscita di questa manifestazione. E poi la riuscita della manifestazione è la riuscita del pubblico. Se il pubblico arriva vuol dire che il palio è fatto bene, se è fatto bene vuol dire che tutto Fondi partecipa e oggi oltre che partecipare è pure vinto. Certo. Meglio di così non poteva andare. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Non l'ho mai provata, questa è la cosa più bella che ho provato. Perché l'ho voluto. Ecco, vittoria dedicata a chi? A tutto il paese. Abbiamo visto insomma che è difficile anche trattenere le lacrime in questi momenti, nonostante l'età, nonostante l'esperienza. No, perché è una cosa che ho sempre voluto. È una cosa che ho, come si dice, desiderato. Certo. E grazie al cavallo di Fondi, grazie agli amici di Fondi siamo riusciti a vincere. Fantino di Fondi e cavallo di Fondi. Certo, vittoria in casa che vale doppio ovviamente. Vale doppio. Certo, grazie. Grazie Luca, complimenti per la vittoria. Grazie a tutti voi.